Ecco qui allora l'ultimo video che riguarda appunto la preparazione del viaggio che sto per fare, questo mini viaggio che appunto sto per fare per Londra, e vi farò vedere cosa porto nella mia borsa, quindi una sorta di what is my bag ma travel. La borsa in questione è questa qui, ve la mostro subito, questa maxi borsa di H&M in ecopelle, molto capiente, mi piace tanto perché oltre ad avere i due manici ha pure la tracolla che è comodissima appunto per i viaggi, quindi lei sarà la mia compagna di avventura. Vi faccio vedere subito che cosa contengo dentro la borsa. Allora, come prima cosa salta fuori questo portaocchiali che conterrà appunto gli occhiali, questi qui di H&M, che sono di una collezione abbastanza vecchiotta, una sorta di occhiali tipo Willy Wonka re del cioccolato. Ecco, non so se rendo l'idea. Perfetto, mi piacciono total black, sicuramente meglio per questo clima un po' più autunnale, almeno credo di trovare questo tipo di clima. Poi ombrello, questo qui è un ombrello marrone di Benetton, molto molto comodo, abbastanza grande, si pigia qui e si apre. Poi vabbè, c'ho questo laccetto per portarlo appunto al polso. Poi. Cellulare con questa copertina pensata, con questo appunto copricellulare pensato proprio perché ha queste taschine, non so se riuscite a vederle, dove appunto metterò la tessera magari per spostarmi con i mezzi o qualsiasi altro documento che devo avere a portata di mano. Poi prima pochette. Questa qui che avete visto nella haul misto che ho acquistato da Tiger, con questo carinissimo charme con la faccetta di Hello Kitty che mi ha regalato la mia migliore amica. È scassatissimo, però lo porto con me perché ci sono molto affezionata. Vabbè, pacchettino di fazzolettini, ennesime servettine, queste qua sono quelle là proprio per i bambini. Poi ho un igienizzante mani, una spazzola con specchietto che ho acquistato da OVS, che è comodissima appunto con i dentini qui che escono. Poi dirò il color rosso che è il mio colore preferito. Poi ho dei cerottini. Allora, un pacco gigante di chewing gum, da quando ho smesso di fumare, cioè parliamo di secoli ormai, ho iniziato a masticare chewing gum. Anzi, io piano ho tolto anche il vizio di masticare sempre chewing gum, però comunque mi piace averle sempre con me in borsa. Poi qui c'è un altro pacchettino di sempre di appunto di gomme da masticare che devo finire. E poi c'ho questo profumino che vi ho fatto sempre vedere nella haul, acquisti misto di Shaka, questo qui con quello con il roll-on, eccolo qua. Poi ho delle bustine per il mal di testa, per averle sempre appunto a portata di mano. Per quanto riguarda appunto la prima pochette è tutto. Poi vi faccio vedere cosa c'è nell'altra pochette. Questa qui è una pochette che ho trovato nel pacchetto edizione natalizia appunto di Hypnotic, che è il mio profumo preferito, come vi dico nel precedente video. Quindi se volete vederlo vi lascio sempre le informazioni tutto appunto nell'info box con tutti i link dei due video che ho fatto attinenti al tema viaggio. E questa qui è molto carina, di raso, con questo fiocchettino, mamma mia, l'adoro, è molto capiente questa pure, mamma mia, c'entrano tantissime cose, però nel mio caso metto appunto caricabatterie per l'iPhone, la batteria di scorta con tutti i vari cavetti, e poi metto le cuffiette sempre per l'iPhone. Poi ho il Travel Documents che ho preso da Accessorize, che all'interno contiene allora un blocchettino
per scrivere tutti gli appunti di viaggio, noi sempre appuntiamo magari delle informazioni, delle cose, sempre per evitare che magari ci si dimentica di qualcosa, eh? Allora scriviamo tutto in questo blocchettino. Poi ho delle varie informazioni su dei negozi oppure dei locali dove andare a mangiare che ho inserito qui appunto in questo travel document, che guardate anche quanto è carino, che è tutto suddiviso in documenti, in passaporto, ticket, carinissimo. Poi dentro c'è, vabbè, il passaporto, poi ho una penna, questa qui, e per finire ho una mini guida con i cambi della metropolitana, quindi tutto abbastanza organizzato, perché devo, io se non esco di casa se non è tutto organizzato, perché sono molto come si vuol dire, fissata con appunto su tutto quello che devo fare. Poi ho il top, l'ho 10 Londra, tutte appunto le informazioni sui vari monumenti. Mi piace tanto perché è molto comodo questo come per mini viaggio. Io non è il primo che compro, acquistai pure quello di Praga se non erro, anche di New York, e mi ci trovo molto bene, soprattutto perché ha all'interno appunto questa tasca trasparente la mappa della città, quindi mi ci trovo molto bene, è molto comodo, quindi se non lo conoscete ancora vi consiglio di utilizzare questo quando partite. Poi io per finire, sì, perché mi sembra abbastanza vuota adesso, il mio doratissimo portafoglio di Love Moschino, dove appunto metto tutto, i documenti, portamonete, banconote, le sterline metterò, quindi eccolo qui il mio portafoglio. Quindi la mia borsa è vuota, come vi dicevo è bella capiente. Quindi questo è l'ultimo video, ho terminato con la sessione travel, quindi vi mando un bacione, vi aspetto per il prossimo video, un bacione.